C'è parecchia sfortuna in questo momento in casa Juventus, perché, come se non bastasse, in vista della sfida tra Aston Villa e Juventus, c'è un altro infortunio, un altro stop, ennesimo problema per Thiago Motta. Sembra essere questa una stagione davvero sfortunata, perché non bastavano infortuni cronici di Cabal, Bremer e compagnia cantante, se ne aggiunge un altro. Beh, scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornati ogni giorno, tutti i giorni, sulle vicende della vecchia signora, in maniera costante, ma soprattutto in maniera gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. Andiamo direttamente alla notizia, perché le notizie ci sono e sono importanti, soprattutto quella che riguarda l'ennesimo infortunio, perché non bastava la situazione di Azic, oggi non si è allenato con la squadra, ancora lavoro a parte, non bastava Bremer, sappiamo tutti quello che è successo, non bastava Cabal, che questa mattina è stato sottoposto a un intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e quindi intervento chirurgico venuto a Lione, tutto a posto, però si parla di almeno un anno di stop, e quindi poco male, beh, diciamo. E da questo punto di vista cominciano a essere problematiche le situazioni in casa Juventus. Occhio però, perché non bastava l'infortunio di tutti questi calciatori, si è fermato anche Weston McKennie. Anche Weston McKennie è fuori. Anche Weston McKennie, con ogni probabilità, salterà la sfida tra Aston Villa e Juventus. E in questo momento in casa Juve sono ben 12 i calciatori della Juventus infortunati. O meglio, 12 calciatori sono dovuti fermare. Con tempi di recupero chiaramente diversi, una situazione francamente incredibile. Oltretutto, notizia da poco riportata, questa mattina, l'allenamento di stamattina va con Tinassa. Weston McKennie non c'era, e non c'era neanche Dusan Vlahovic. Questo vuol dire quindi che con ogni probabilità, ma aspettiamo la conferenza di oggi pomeriggio per avere la conferma, ma con ogni probabilità non ci sarà neanche Dusan Vlahovic nella sfida tra Aston Villa e Juve. E già mancava Vlahovic, ora non ci sarà neanche McKennie. Di male in peggio. I giocatori che sono infortunati in questo momento sono Milik. Milik ha saltato 17 partite. Praticamente non l'abbiamo mai visto, si è fatto male a giugno e fino ad oggi ancora non si è visto. E siamo praticamente a dicembre, ma siamo ancora qua ad aspettare Milik. Però in conferenza stampa dobbiamo dire che non ci serve un attaccante di riserva, perché chi se ne frega. Nico Gonzalez, altro enorme problema per la Juventus, perché Nico Gonzalez ad oggi ha saltato la bellezza di 9 partite. Considerando che siamo a novembre, 9 partite sono praticamente la metà. Ed è disastro, più della metà ed è disastroso questo per la Juventus, perché capisco tutto, però Nico Gonzalez si sapeva che era un giocatore a rischio infortuni. Già lo storico in casa Fiorentina ti diceva qualcosa di importante, ossia evidentemente i problemi già c'erano. Bremer, 9 partite per lui, chiaramente per lui saranno, sono destinate ad aumentare di gran lunga, considerando che salterà tutta la stagione, ma questo è un dato che preoccupa, così come il dato che preoccupa è quello di Azic. 8 partite saltate fino ad oggi. Azic è stato quello che ha dato più problemi oltre Milik, perché si è infortunato in periodi diversi, ma di fatto l'abbiamo visto soltanto mezza volta con lo Stoccarda, poi basta. Davvero poco. E lui era tra l'altro un giocatore che in questo momento senza Vlahovic sarebbe servito tanto, perché rispetto a McKennie e Kumbayna, su lui forse poteva farlo un po' di più il falso 9, ma vabbè. Anche qui Douglas Luiz, 7 partite saltate per Douglas Luiz. 7 partite sono tantissime. E su Douglas Luiz indagheremo, perché c'è qualcosa di particolare. Cioè, Douglas Luiz, questa roba e l'infortunio di Douglas Luiz comincia ad essere davvero preoccupante, per come la vedo io. Poi Weah non è infortunato attualmente, ma è un giocatore che però ha saltato 5 partite. Kumpaner se ne ha saltate 3, Conceição ne ha saltate 3, Cabal 2 partite, ma è destinato a saltarne tantissime. E poi Vlahovic e McKennie, una partita saltata a testa. Vlahovic e McKennie vanno verso la seconda partita da saltare. E quindi come si va a giocare contro questa Aston Villa? Sicuramente senza l'ex Douglas Luiz. Ma prende sempre più quota la presenza di Timothy Weah al centro dell'attacco. Perché? Perché l'assenza di Dusan Vlahovic, fermato a un risentimento muscolare alla coscia, e quindi per il numero 22 americano e la Juventus si tratta di un appuntamento importante, perché verrà utilizzato come falso 9.
però non è una novità per lui, perché per il classe 2000 il ruolo di attaccante gli è già stato ricucito, tra virgolette, quando in quell'occasione di quel Juve-Napoli in cui Vlahovic sono sostituito al 45esimo minuto perché non stava giocando bene, e diciamo che Thiago Motta pensò bene di mettere Weah come falso 9. Di fatto non esattamente un'esperienza indimenticabile, però vabbè, staremo a vedere. Sta di fatto però che lui verrà utilizzato in quel ruolo lì. Secondo me questa volta verrà utilizzato in quel ruolo lì, non tanto perché piace in quel ruolo lì, ma perché secondo me evidentemente c'è qualcosa che non... cioè, non c'è alternativa, ecco. Non c'è alternativa e quindi viene messo in quel ruolo. Staremo a vedere. Io comunque dico che anche l'infortunio di McKennie non ce l'ha, però... si è fermato anche McKennie per un problema di natura muscolare. Stamattina non si è allenato. Verrà valutato meglio domani. Ricordiamoci, la partita è domani sera. E ricordiamoci, la partita di domani è importantissima, anche perché poi dopo 2 settimane la Juve non è una partita tanto semplice, è una partita importante contro il City di Guardiola, che è vero che è in crisi in questo momento. Recente la sconfitta per 4-0 contro il Tottenham, 5 sconfitte consecutive, però è pur sempre il City di Guardiola, quindi non puoi andare a correre leggero a dire vabbè sì, ma tanto li battiamo facile. Prima di tutto la Juventus deve recuperare gli uomini, perché finché non trova il gruppo solido è difficile pensare a una Juventus che possa ambire a qualcosa di importante, perché l'Inter sì, ha avuto qualche infortunio, si è fermato Çalhanoğlu, si è fermato per un po' Lautaro, ma non tutti contemporaneamente. Proviamo a levare al Napoli contemporaneamente Lukaku, Kvaratskhelia, Buongiorno, McTominay e non so chi altro. Proviamo a fare all'Inter con Lautaro, Thuram, non so, perché comunque sono 2 attaccanti, quindi ci sta, c'è Çalhanoğlu, Acerbi e qualche altro. In questo momento la situazione in casa Juve è nerissima, filtra parecchio pessimismo per McKennie, neanche a dirlo per Vlahovic, è disastrosa la situazione in questo momento, per cui vedremo come andrà a finire. Vi dico la verità, a questo punto con l'Aston Villa un pareggio potrebbe essere utilissimo, vista la situazione attuale, e la speranza di un futuro un po' più roseo.